Ciao a tutti ragazzi, io sono Mary Light. Oggi vediamo in maniera molto veloce ma efficace come risolvere all'utilizzo del 100% sulla nostra CPU, che diciamo non fa mai bene. Semplicemente ragazzi, dobbiamo andare su gestione attività. Se utilizzate Windows 10 vi basterà fare tasto destro sulla barra delle applicazioni in basso, altrimenti se avete Windows 11 sull'icona Start, tasto destro gestione attività. Poi ragazzi dovete andare su Servizi e in basso cliccare su Apri Servizi. Andate in basso alla fine e cercate il servizio che si chiama Windows Search. Ci fate due clic e interrompete il servizio. Cliccate su Automatico e impostatelo su Disabilitato. Poi andate su Ripristino. Primo tentativo nessuna azione. Secondo tentativo nessuna. Tentativi successivi nessuna azione. Disattivate attivazioni per arresto con errori e poi cliccate su Applica e su Ok. Facendo questo, ragazzi, vi assicuro che cambierà tantissimo, semplicemente perché il servizio di Windows Search occupa un sacco di memoria sulla CPU, ne utilizza veramente tanta e quindi anche per questo che molto spesso, insieme a tutti gli altri processi che abbiamo attivi, si accavalla. In questo caso basterà disabilitarlo come abbiamo visto per risolvere il problema. Riavviate il computer per rendere effettive le modifiche e fatemi sapere nei commenti se vi sono stata d'aiuto, ragazzi. Ciao e alla prossima da Mary Light.